A volte gli allenamenti diventano un po' confusionari con tutti quegli esercizi che mirano a diversi gruppi muscolari. E pochi sanno che se si vogliono rafforzare i muscoli di tutto il corpo, basta conoscere solo 3 esercizi e saperli eseguire correttamente. 1. Addominali con roller. La cosa grandiosa del roller è che ti aiuta a rafforzare più muscoli insieme. Ogni volta che fai un allenamento con il roller, infatti, attivi più di 20 muscoli. Questo allenamento mira agli addominali, ai flessori dell'anca, agli obliqui, alla parte bassa e alta della schiena, alle spalle e alle braccia. È anche molto più efficace del buon vecchio crunch, perché attiva molto di più i muscoli degli obliqui e degli addominali. Oltre a ciò, con l'aiuto del roller impari a mantenere l'equilibrio. Rafforzare i muscoli addominali porta alla stabilizzazione del core e se fai tutto correttamente, rafforzerai la colonna vertebrale e ti libererai del dolore lombare. Ma, ancora una volta, è fondamentale eseguire correttamente l'esercizio. Mettiti a terra a 4 zampe e assicurati di avere abbastanza spazio libero di fronte a te. Afferra il roller con entrambe le mani e trasferisci il tuo peso su di esso. Puoi anche incrociare le caviglie e sollevarle dal pavimento o dal materassino. Questo renderà il movimento più impegnativo e ti stabilizzerà. Attiva il core, stringi i glutei e inizia a muoverti facendo rotolare il roller di fronte a te. Una delle cose più importanti è evitare di modificare l'allineamento della colonna vertebrale durante il movimento. Cerca di allungarti il più lontano possibile tenendo dritta la parte bassa della schiena. Resta in questa posizione per qualche secondo. Più a lungo riesci a mantenerla, più farai lavorare i muscoli. Ora inizia a tornare indietro, stringendo gli addominali e i muscoli del core per riuscire a tornare indietro con il roller, verso le ginocchia. Se sei bravo con il roller, puoi portare l'esercizio a un livello successivo. Per farlo, mettiti in piedi e inizia a fare l'esercizio da questa posizione. Stringi i glutei, inarca la parte superiore della schiena, blocca le braccia e allontana un po' il bacino. Fai attenzione a non commettere gli errori più comuni che si fanno durante questo esercizio. Il sedere non deve abbassarsi verso terra durante l'esercizio. Devi mantenere la schiena, dalla testa al coccige, il più dritto possibile. Allungati lentamente e costantemente. Le braccia devono essere dritte e muoversi insieme. Questo eviterà che il roller vada fuori controllo. 2. Saltare. Esistono 2 tipi di salti, salti in alto e salti in lungo. Entrambi sono efficaci per lavorare la parte inferiore del corpo, vale a dire i muscoli delle gambe e delle anche. Anche le braccia partecipano a questo esercizio, perché le fai oscillare per guadagnare slancio e le usi per rallentare prima di atterrare. Saltare è anche stimolante per il sistema nervoso e ti rende più forte, migliorando la tua resistenza e le tue capacità atletiche. Salti verticali. Il salto verticale sarà più alto se salti con 2 piedi. In questo modo, la forza delle tue gambe ti spingerà da terra. Prima di tutto, piega le ginocchia come se fossi seduto su una sedia immaginaria. Assicurati che i tuoi piedi siano distanziati come la larghezza delle spalle e che le ginocchia siano piegate a 60 gradi. In questo modo, il tuo salto sarà potente e allo stesso tempo non ti farai male alle ginocchia. Proprio prima di saltare, assicurati che le tue ginocchia non vadano oltre la linea verticale ideale che parte dalle dita dei piedi. Quando salti, tieni la schiena dritta. Solo in questo modo eviterai di farti male alla schiena. Atterrare correttamente è ancora più importante. Ricorda che dovresti atterrare sulla parte davanti del piede e solo dopo poggiare anche il tallone. Se atterri con i piedi piatti, potresti storcerti le caviglie. Inoltre, piega leggermente le ginocchia prima di atterrare. Così facendo, attutirai l'impatto e non ti farai male alle ginocchia. Salto in lungo. Quando salti in alto, usi entrambe le gambe. Invece, quando salti in lungo, faresti bene a scoprire qual è il tuo piede dominante e partire da quello per saltare. Il posto migliore per praticare salti in lungo è la sabbia, per evitare infortuni. Dopo aver preso lo slancio da terra, spingi i fianchi avanti e indietro più che puoi. Questo movimento ti aiuterà a volare più lontano. Dovresti atterrare il più dolcemente possibile. Le ginocchia devono essere un po' flesse e le caviglie dritte. Inoltre, non usare mai i polsi se cadi. Lascia che sia la sabbia ad attutire la tua caduta. 3. Arrampicata su corda.
quando sali su una corda, fai lavorare i muscoli di tutto il corpo. Questo esercizio non solo sviluppa la parte superiore del corpo, ma migliora anche coordinazione e agilità. Allena i bicipiti, la parte superiore e inferiore della schiena, gli avambracci, le spalle e gli addominali. Afferra la corda con le mani in modo che siano una sopra all'altra, con la corda tra le gambe. Inizia a tirarti su piegando le braccia. Quando arrivi fino a su, prendi una parte più alta della corda con la mano in basso. Ripeti queste azioni fino a raggiungere la cima della corda. Dopo aver raggiunto la cima, torna giù nello stesso modo. Se ti sembra troppo difficile salire la corda usando solo le mani, puoi usare anche le gambe. Se sei uno scalatore di corda inesperto, chiedi a qualcuno di guardarti mentre fai questo esercizio. Inoltre, puoi iniziare con salite parziali e arrivare solo fino a metà della corda. Ah, e non dimenticare di mettere uno strato morbido sotto la fune in caso di incidente. Se il tuo obiettivo finale è quello di avere muscoli forti e ben definiti, l'allenamento fisico non è l'unica cosa di cui hai bisogno. Oltre a fare regolarmente degli esercizi, dovresti anche seguire questi consigli. Mangia regolarmente e riconsidera la tua alimentazione. Per mettere su massa muscolare, dovresti mangiare 4-5 volte al giorno e tra i pasti devono passare 2 o 3 ore. In questo modo, il tuo corpo avrà sempre energia per rafforzare i muscoli. Cerca di consumare i pasti non meno di 2 ore prima dell'allenamento. Potrebbe essere un pasto appropriato o uno spuntino sano, ma la cosa principale è che il tuo corpo deve avere abbastanza tempo per digerire. Successivamente utilizzerà le calorie assimilate durante l'allenamento. Dopo aver terminato l'allenamento, sgranocchia uno spuntino ad alto contenuto proteico o consuma un pasto ricco di proteine. L'opzione migliore è qualcosa che contenga yogurt magro o ricotta, uova, pollame, pesce, siero di latte in polvere o burro di mandorle. Ricordati di mangiare molte verdure durante il giorno. Gli spinaci contengono la glutammina, che fa benissimo alla massa muscolare. I cavoletti di Bruxelles non solo sono pieni di proteine, ma anche di fibre, il che ti farà sentire pieno durante il giorno e tra i tuoi allenamenti. La barbabietola è un'eccellente fonte di betaina, una sostanza in grado di riparare le articolazioni danneggiate. Anche i peperoni contengono proteine e sono anche ricchi di vitamina C, il che fa benissimo al sistema immunitario. Quando decidi cosa mangiare durante la settimana, non dimenticare la frutta. Banane, mele, arance e meloni contengono nutrienti particolari che aiutano i muscoli a svilupparsi. Oltre a ciò, sono pieni di fibre, che tengono a bada la fame. E naturalmente, nel tuo piatto dovrebbe esserci sempre anche della carne magra, che è ricca di tutto il necessario per lo sviluppo muscolare. Proteine di alta qualità, zinco, ferro e vitamine del gruppo B. Altre grandi fonti di proteine di alta qualità sono pollo senza pelle, fiocchi di latte e uova. Assicurati di progredire. Gli specialisti consigliano di non allenarsi per più di un'ora se si vuole mettere su massa muscolare. L'idea principale è progredire strada facendo, e questo è più facile a dirsi che a farsi. Le persone spesso aumentano la durata delle loro sessioni di allenamento piuttosto che aggiungere intensità. E invece è più efficace aumentare il peso che solleviamo o il numero di ripetizioni delle serie. Cambia la tua routine di allenamento ogni mese. Se ritieni di aver raggiunto un livello in cui non vedi alcun progresso, inizia a cambiare tipo di allenamento ogni 4 settimane. In questo modo il tuo corpo dovrà adattarsi a stress diversi ogni mese, di conseguenza metterai su i muscoli. Se conosci altri esercizi super efficaci che allenano tutti i muscoli contemporaneamente, condividi la tua esperienza nei commenti. Ricorda di mettere mi piace al video e di farlo vedere ai tuoi amici che vogliono diventare muscolosi. E se ti iscrivi a questo canale, passerai definitivamente sul lato positivo della vita.